Nei prossimi 2 mesi, novità circa la tratta Avezzano-Cassino. Sarà interrotta dal 30 giugno al 31 agosto per importanti lavori di ammodernamento e rinnovamento infrastrutturale e tecnologico. I lavori consistono nel rinnovo e nel risanamento di 8 chilometri di binari tra Civita d'Antino e Balsorano e di interventi funzionali all'upgrade del sistema ERTMS, il più evoluto per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. Rispetto ai tradizionali sistemi di segnalamento, questa tecnologia garantisce prestazioni più elevate, un contenimento dei costi di gestione e di manutenzione e un sensibile miglioramento della qualità del servizio e della regolarità della circolazione in termini di affidabilità infrastrutturale e di gestione delle anormalità. Le suddette attività, dal valore complessivo di oltre 4 milioni di euro, vedranno impegnati circa 70 tra operai e tecnici di RFI e altre ditte appaltatrici. Naturalmente Trenitalia ha pensato bene di ovviare a questo inconveniente con dei servizi sostitutivi. In che modo? Ce lo spiega nel dettaglio Bruna Di Domenico, direttore regionale Trenitalia Abruzzo. Sostituiamo l'intera offerta treno con bus sostitutivi e quindi i 12 treni che percorrono la tratta vedranno la circolazione sostitutiva di 12 bus che percorrono la direttrice principale, la SR82. Ma a questi servizi affianchiamo ulteriori 8 bus da 20 posti per raggiungere attraverso la strada provinciale le località di Cupone, Pesco Canale e Canistro che hanno problemi di viabilità. Per 2 mesi, ripetiamo, sarà interrotta la tratta Avezzano-Cassino e andrete in questo modo incontro alle esigenze sicuramente degli utenti, no? Sì, sarà garantito comunque il trasporto per tutte le persone che quotidianamente si muovono lungo la tratta e per agevolare il traffico dei pendolari l'orario di partenza è stato rimodulato per i treni della fascia pendolare in modo da assicurare l'arrivo nelle stazioni di Avezzano e di Cassino con gli orari originari dei treni, perché i bus ovviamente hanno tempi di percorrenza superiori e anche variabili in ragione del traffico stradale. Ecco, cambierà qualcosa nei prezzi? No, si viaggerà con il normale titolo di viaggio Trenitalia, sia di corsa semplice che di abbonamento. Ecco, questa tratta abbiamo detto sarà oggetto di lavori di potenziamento, no? Ci saranno lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico che porteranno a un miglioramento della qualità dei servizi e della regolarità.